tema è questo. Lei è d'accordo che noi dobbiamo garantire che i cittadini, quando vanno in giro e passano sopra sotto un ponte, possano stare tranquilli? Sì, mi piacerebbe poter camminare in serenità. Perché su quel ponte poteva esserci chiunque di noi. Sotto quella galleria, quando sono caduti 200 chili di calcinacci, poteva esserci chiunque di noi. E al contempo, credo che sia fondamentale garantire l'abbassamento delle tariffe. Quindi credo che questi siano due obiettivi da perseguire. Come si va e si procede su quello che sta facendo il Consiglio dei Ministri, che sta facendo il Governo? Ci sono delle società quotate, quindi io in televisione, in orario di borsa aperta, di certo non mi permetto di fare un potenziale reato. Le dico che noi non abbiamo paura a fare la guerra, ma nel seguire una strada dobbiamo anche preoccuparci di cosa succede il giorno però dopo. Però voi più volte in vari orari avete dichiarato che la revoca andava tolta da autostrade, eccetera, eccetera. Le concessioni. Ma noi dobbiamo mettere in sicurezza, però mentre lavoriamo in quella direzione dobbiamo anche sapere come gestire tutto i passaggi dopo. Per me su questo tema bisogna andare. No, io le sto dicendo un'altra cosa. Le sto dicendo che bisogna andare dritti, consapevoli che però bisogna giocare nel percorso del diritto amministrativo, onde evitare di dare assist ai nostri competitor che sfruttino contro di noi, con intelligenza. Come il buon padre di famiglia. Buffani, quindi, è stato bello, come sempre, averla qui a Sagadà. Grazie per essere stato qua. Arrivederci. Facciamo entrare.